quanti insegnamenti sulla vita eterna nella messa che faremo domani, che è domenica. Allora abbiamo già letto queste letture, così domani alla messa arrivate anche più preparati. Gesù dice: le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco ed esse mi seguono. Ecco qui la cosa principale di cui è fatta la vita eterna. La vita eterna è fatta di un rapporto d'amore, di un rapporto di comunione, di un rapporto profondissimo di amicizia con Gesù. I beati, coloro che vivono nel paradiso, ascoltano la voce di Gesù, riconoscono questa voce. È una voce familiare che hanno sentito tante volte. E Gesù li conosce ad uno, non sono per lui miliardi di persone, ma ognuna è unica, irripetibile, ognuna è importante, fondamentale, questa conoscenza reciproca. Allora capite che se il paradiso è questo, noi possiamo vivere il paradiso già qua giù. Noi possiamo già da questa vita avere questo rapporto di sposalizio con Gesù, questo amore fortissimo. Gesù può diventare il tutto della nostra vita. Possiamo ascoltare la sua voce attraverso la parola di Dio che abbiamo sentito, e Lui può ascoltare la nostra voce, anzi l'ascolta sempre. E chi ha scoperto questo innamoramento di Gesù? Vedete, non tutti i cristiani l'hanno scoperto, purtroppo. È per questo che le chiese sono così vuote, perché i cristiani non sono abbastanza innamorati di Gesù, non attirano nessuno. Chi ha scoperto questo innamoramento di Gesù, chi ha scoperto che Gesù è la persona più importante della vita, ha una vita veramente felice. Certo che anche lui le croci, anche lui le fatiche, anche lui le disgrazie, ma ogni cosa è diversa, ogni cosa è più dolce. Il mio giogo è soave, il mio carico leggero, diceva Gesù. Vi auguro di fare questa scoperta, così potrete già capire un po' il paradiso, vi farà meno paura, perché già lo state vivendo adesso, andate a continuare a vivere quel rapporto con Gesù così meraviglioso che vivevate già qua giù. Io do loro la vita eterna, e non andranno mai perdute, e nessuno le rapirà dalla mia mano. Sta parlando delle pecore. Ecco, allora, che cosa vuole il Signore? Vuole donarci la vita eterna a ciascuno di noi, e nessuno di noi andrà perduto, anche se abbiamo visto un corpo che non si muoveva più in una bara e ci sembrava che tutto fosse perduto, che tutto fosse finito, e invece no. I nostri amici, i nostri cari sono nelle mani di Gesù e non andranno mai perduti, perché sono nelle mani più belle che ci siano, nelle mani migliori che ci siano, sono proprio in buone mani. Però c'è chi rifiuta questa vita eterna. Se la vita eterna è Gesù, si stupisce Paolo e dice, aspetta che devo trovare, ecco, nell'udir ciò i pagani si rallegravano e glorificavano la parola di Dio e abbracciavano la fede di tutti quelli che erano destinati alla vita eterna. Invece quelli che l'hanno rifiutata, dice, era necessario che fosse annunziata a voi per primi la parola di Dio. Sta dicendo San Paolo alle persone a cui ha cercato di portare il Vangelo. Ma poiché la respingete e non vi giudicate degni della vita eterna, noi ci rivolgiamo ai pagani. Ecco qui il dramma grande che può succedere. La vita eterna è Gesù, è il rapporto con Gesù. La nostra felicità è solo lì, tutto il resto è un'illusione. Eppure noi uomini a volte possiamo essere così stupidi da rifiutare l'unica fonte di vera felicità che abbiamo, rifiutare la vita eterna. Non la vogliamo,
Non vogliamo avere questo rapporto personalissimo con Gesù. Non ci interessa. Ci sono cose più importanti. Non vi giudicate degni della vita eterna. Speriamo che Gesù non ci prenda alla lettera e ci faccia incontrare in un'altra maniera. Forse tante persone non hanno anche scoperto Gesù perché non hanno mai avuto la fortuna di incontrare un cristiano vero sul loro cammino, e allora non sono mai stati conquistati, e allora forse non è colpa loro e Gesù si rivelerà a loro ugualmente. Però è interessante, noi quando rifiutiamo Gesù non ci stiamo giudicando degni della vita eterna. Allora ognuno di noi si faccia questo esame di coscienza: ma io che rapporto ho con Gesù? Lo so che Gesù è il paradiso, Gesù è la vita eterna. Mi giudico degno di questa vita eterna oppure no? E qui, però, dopo questa parola che ci manca, può mettere un po' paura, c'è una parola piena di speranza dal libro dell'Apocalisse. Vidi una moltitudine immensa che nessuno poteva contare, di ogni nazione, razza, popolo e lingua. Ecco qui la speranza. Nel paradiso ci sarà una moltitudine immensa che nessuno potrà contare. Forse ci sarà un posticino anche per me. E non avranno più fame, non avranno più sete. Dio tergerà ogni lacrima dai loro occhi. Tutto quello che abbiamo sofferto non ci sarà più, rimarrà solamente l'amore.